Siamo qui in collegamento del torneo H24, quarti di finale che vedono affrontare lo Sporting Lisbona contro il VIP Club, big match al Kennedy Stadium, risultato che ora vede per il momento vincitori i giocatori dello Sporting Lisbona con un vantaggio di 1-0, ancora però ora ci provano i giocatori VIP Club che provano a ripartire con il numero 9 che prova la conclusione deviata da Cimino, ancora Sporting Lisbona che prova a partire con Esposito che si gira in maniera splendida, viene chiuso, rimessa laterale, palla all'indietro, Capasso, il controllo, la palla scaricata all'indietro per Cimino, il lancio lungo a servire Sica, la palla intercettata, ancora però Sporting Lisbona che non molla un centimetro, ora Izzo a mettere il pallone in rimessa laterale, partitona questa sera, andiamo ancora alla rimessa laterale con Cimino sul punto di battuta, la palla forte al centro per Sica che prova il controllo in mezzo a due, non riesce a controllare la sfera, ancora però Sporting Lisbona, la palla per Sica che prova il dribbling, ancora Sica a lottare, se ne va sul fondo, Sica, il pallone ancora controllato da lui, si chiude in qualche modo la retroguardia, VIP Club che ora prova a partire in contropiede, ancora Cibelli, la palla filtrante a servire il proprio compagno, la chiusura di Cimino in calcio d'angolo. Calcio d'angolo, VIP Club. La palla al centro, lisciano tutti, il pallone troppo alto che si perde in rimessa laterale per il VIP Club. Cimino sul punto di battuta a servire Capasso, distratto Cibelli, prova la conclusione, si distende Orlando e poi la rete, 1-1, se non mi sbaglio è Polverino a siglare il pareggio, partitona questa sera, diciamolo, è veramente una goduria vedere queste due compagini affrontarsi. Tutto da rifare per lo Sporting Lisbona. Calcio inizio, la palla tesa forte, il tiro che si perde sul fondo, non ci sono deviazioni, il pallone che termina sul fondo per la rimessa dal fondo, ora ci prova ancora il VIP Club a rendersi pericoloso lì davanti, Cimino a proteggere il pallone, rimessa laterale con Cibelli che la mette a servire il proprio compagno, nulla di fatto, possiamo chiudere il collegamento, un saluto da Boateng, ciao ragazzi.